È un disastro generale di un'amministrazione di centrodestra che continua a martoriare e a gettare i calabresi nel bagno. E io credo che questi esempi positivi, caro Luigi, sarebbero dovuti andare in giro in questa campagna elettorale molto di più. Forse qualche errore l'abbiamo commesso. L'abbiamo commesso qui in Calabria e l'ha commesso il nostro segretario nazionale. Non si può consentire che il segretario nazionale del nostro partito vada a chiudere la campagna elettorale insieme a Bersani e lasci in una regione dove c'è il simbolo, dove il simbolo compare, dove il simbolo mantiene in vita ancora questa grande tradizione socialista, lasci i compagni di questa regione a chiudere la campagna elettorale da soli. Avrebbe dovuto fare una scelta forte e non ha avuto ancora una volta, compagno Mencini, la capacità di capire quello che avrebbe dovuto fare questa sera. Questo è un errore grave che mi auguro dal risultato elettorale, che sarà un risultato positivo all'indomani delle elezioni di domenica e lunedì prossimo, faremo pesare a Roma e faremo presenti che non si può essere ancora una volta assenti rispetto a una regione che dà sangue, rispetto ad una regione che si sacrifica per far vincere il centro-sinistra con una propria lista al Senato, e lui preferisce stare a fianco di Bersani a Napoli, laddove non era assolutamente utile la sua presenza. Non è serata di polemica, è serata di propaganda, è serata di convincimento. E credo che questa sera la testimonianza che ci viene dalla zona del Basso Ionio è una testimonianza importante. Diceva prima Filippo quelle che sono state le tue significative, i tuoi gesti significativi in favore di questo territorio. Io dico soltanto una cosa, che quando c'era un socialista che si chiamava Incarnato, ma che era un socialista, che rappresentava tutti quanti noi all'interno della Regione Calabria, in un'amministrazione di centro-sinistra, che di errori ne ha fatti tanti e che io non voglio sottolineare questa sera, noi eravamo i padroni all'interno di quella regione e quando andavamo a bussare le porte erano sempre aperte e siamo riusciti ad intervenire non solo a Careale, ma in tutte le realtà di questo territorio, andando a risolvere problematiche annose che i cittadini avevano sulla loro pelle da anni, da decenni. E questo lo siamo riusciti a fare come? Andando lì e trovando le porte aperte. Che cosa è accaduto in questi anni? Con il cambio di rotta alla Regione Calabria, con quello che Sua Maestà Scopelliti ha portato all'interno della Giunta regionale, all'interno del Consiglio regionale, l'assenza totale di qualsiasi politica rispetto a questo territorio. È facile oggi andare in giro e dire che Luigi Incarnato ha contribuito a chiudere l'ospedale di Cariato. È la stessa cosa come dire un asino sta volando, quell'amministrazione Loiero della quale Incarnato faceva parte e che forse non aveva il peso politico necessario ad andare a incidere nella materia della sanità, l'errore l'ha fatto ed è stato quello di non decidere rispetto alla riorganizzazione dell'offerta sanitaria. Però oggi dal dire che ci sono responsabilità gravi da parte di Luigi, di quell'amministrazione, rispetto a quello che ha fatto Scopelliti, rispetto a quello che ha fatto Scopelliti con l'avallo dell'UDC in questa regione, io credo che ci passano acqua sotto i ponti all'infinito.